Ciao a tutti gamers, bentornati sul canale di Giochi Next Gen. Ragazzi, come vedete siamo arrivati in questo nuovo titolo che sarebbe Dragon Ball Xenoverse 2. Andiamo a vederlo insieme. Qui Trunks ci sta semplicemente raccontando ciò che è avvenuto nel primo Dragon Ball Xenoverse. Quindi saltiamo questa parte e andiamo direttamente all'inizio del gioco. Ragazzi, dobbiamo creare il personaggio come nel Xenoverse 1. Allora, terrestre, namecciano, il clan di Freezer, Saiyan o il clan di Buu, di Majin Buu. Io ragazzi direi di farci un bel Saiyan, a me piacciono molto i Saiyan, quindi sì ragazzi. Ok ragazzi, questo è il personaggio che ho creato. Vi ho saltato tutta la fase dell'editing, tanto chi gioca a questo gioco sa già come si crea. Vedete, l'ho fatto totalmente blu perché è il mio colore preferito. E poi gli ho fatto le bordature di giallo, un giallo sole, che secondo me fa molto figo e cazzuto. Quindi questo è il nostro personaggio col quale affronteremo l'avventura. Lasciate subito un like se vi piace il nostro Saiyan, che ho chiamato Giochi Next Gen. Allora, quale stile preferisci? Mi piace come te la vicino, solo a distanza e come da lontano. Vicino e lontano, ragazzi, direi di mettere equilibrato, lo sviluppiamo sia da vicino che da distanza. Eccoci qua ragazzi, rapporto dopo attenta valutazione. Aspetta un attimo. Cosa succede? Dovrei partecipare a una missione critica. Ragazzi, qua si parte subito all'attacco, quindi... Ora vai, non perdere tempo. Andiamo, ragazzi, andiamo subito nella missione critica. Perché? Era 852. Ok, ragazzi, siamo finalmente giunti al vecchio Kaio. Vi faccio un riassunto, vi taglio tutta questa parte nel quale noi, con il nostro eroe, si è visto inizialmente Bulma che parlava con Vegeta, e noi che dobbiamo cercare il vecchio Kaio per una missione... urgente da fare. Niente, sono andato girando per la mappa fino a trovarlo e ora l'ho trovato, quindi vediamo se finalmente iniziamo la vera e propria storia del gioco, che vi ricordo si basa sul riportare gli avvenimenti del passato nel giusto ordine dopo che questi vengono modificati. Sei in ritardo, cosa hai fatto in giro tutto questo tempo? Stai andando a colpa a me? Non dovresti attribuire i tuoi ferimenti agli altri, è da insolenti. Ascoltami bene, ti è appena stata assegnata una missione molto importante, è un grande onore, solo un altro guerriero d'elite prima di te ha avuto questo compito. Dovrei viaggiare in diverse ere in cui sono verificati i cambiamenti nella storia e correggere gli errori, come vi ho anticipato io, come nel Xenoverse 1. Ma hai ancora molto da imparare. Per prima cosa dovresti fare tesoro dell'esperienza che ti ha preceduto. Quando cambia un evento della storia diventa più facile che si verifichino ulteriori cambiamenti. Per questo devi viaggiare nelle ere in cui è stata cambiata e fare il possibile per ripristinare gli eventi originali. Bene, puoi andare. Allora, che scende a te, vedi tu, aspetta un attimo. Si vede che scende tempo, io che stavo giusto per prendere in mano le redini della situazione. Questo è il vecchio Kaio. Stavo giusto che scende tempo di segnarti i segreti delle battaglie, dovresti considerare un onore. Se per te va bene iniziamo, mettiamo sì. Allora, l'arte della battaglia. Condizioni di vittoria, completa tutte le sfide. Condizioni di sconfitta, abbandona la sfida. Eccoci con l'arte della battaglia. Allora, inizia battaglia. Ora sei attaccare alla perfezione. C'è qualcosa di strano. Ragazzi, fino ad ora abbiamo fatto tutto il tutorial praticamente, quindi nulla di che. Attenzione, sono tantissimi, mi stanno provando ad attaccare. Ecco qua ancora. Mettiamoci in guardia con LB e poi attacchiamo. Accidenti, ci danno davvero dentro. Se disponi di vigore sufficiente, riusciamo a metterti in salvo. Ragazzi, sono tantissimi questi piccoli bastardi. Allora noi facciamo... Partiamo... No, mi hanno... Allora, 2 KO già. 3 KO. Premi letti più A per usare un'abilità schivata. Ecco qua. Distrutti tutti. Ci è mancato poco. L'abilità schivata funziona solo se hai abbastanza vigore. Sembra andato a posto ora, ma ho il timore che non sia ancora finita. Non mi convince. Allora attacchiamolo subito così. Vediamo un po'. Solo 3 colpi, piccolo bastardo. Allora colpiamolo da... Ragazzi, ce ne sono diversi anche di questi qui. Ragazzi, ancora altri. Allora via di cattiveria e cazzutaggine. Da dietro dobbiamo attaccarli. Attenzione. Sono diversi di questi piccoli bastardi.
Attenzione. Allora, premi assegnato per RT. Taccio speciale. Questo qui, ragazzi, direi. Vediamo un po'. Prepara ballerino. Che cos'è questa roba qui? Vediamo. Ma ballano tutti. E poi li attacchiamo. Ora qui uno. Attacco speciale. Grande attacco speciale, ragazzi. Tempesta gigante eseguita. Onda energetica massima potenza, fuori un altro. Sì, così ragazzi, così. Super pugno di Dio, ancora me l'hanno schivato, piccoli bastardi. Ancora una volta super pugno di Dio schivato. Vediamo ora se lo schivi. No, non lo schivi. E allora ancora super pugno di Dio, me l'ha schivato il bastardo. Eccolo qua ancora, un super pugno di Dio. Attacco del meteorite, mamma mia ragazzi, massima potenza qui. E qui ballano, vedete, guardate come balliamo tutti quanti. Siamo meglio di Michael Jackson. È super pugno di Dio. È fuori un altro, ragazzi. Ancora, onda energetica subito. Ne ho eliminati tre. Ne ho eliminati altri tre. E ancora allora, ragazzi, faccio un'onda energetica massima potenza ancora. Vediamo quanti ne altri ne becco. Un altro fatto fuori. Ragazzi, attenzione, esplosione dello spirito, mamma mia. Eliminati tutti. Ok, attenzione, vediamo un po'. Questo è il nostro nemico, ragazzi. Primo nemico di Dragon Ball Xenoverse 2. Vero e proprio. Andiamo all'attacco. Beccati questa, brutto bastardo. Attenzione, esplosione dello spirito, vediamo. No, l'ho mancato. Facciamo una super onda energetica. Mancato ancora. E allora ragazzi, devo darmi da fare qua con colpi normali. Vediamo ancora, super onda energetica. Sì, grande ragazzi. Questa volta sì, 16 colpi. Preso in pieno. Attenzione qua. Ancora onda energetica. Ragazzi, fermo. No, l'ha schivata. Qua mi ha colpito lui. Ancora onda energetica. Proviamo, sì, l'ho colpito. L'ho colpito. Allora, ancora ora. Andiamo di cattiveria e cazzutaggine. Colpiamolo così. Sì, subito. Esplosione. Dai, dai. Che sta cedendo. Sì, dai, subito. Andiamo con un pugno di Dio, vediamo. No, qua esplosione dello spirito ancora grande. KO, ragazzi, l'abbiamo battuto. Vediamo il grado che abbiamo ottenuto. Z, ovviamente il grado massimo ce l'ho dato, va bene. Eccoci qui ragazzi, siamo tornati alla cova del tempo. Io con questo concludo il primo video su Dragon Ball Xenoverse 2. Ragazzi, fatemi sapere tramite commento e anche tramite like se vi piace, perché se vi piace potrei portare questo come appuntamento fisso del sabato. Quindi fatemi sapere se vi può piacere questa idea. Ok ragazzi, come sempre vi invito a lasciare un like, a commentare, a condividere. Se non avete fatto, iscrivetevi al canale. Qui sotto come sempre trovate tutti i miei social network. Quindi passate, mi raccomando, anche dalle mie pagine. Ci vediamo sabato prossimo col proseguo di Dragon Ball Xenoverse 2. Qui in aggiornamento 83 tutto e ciao gamers.